Finalmente è arrivato il giorno. Vi presentiamo il nuovo frame 2.10 Wild Raptor. Questo è un frame 2.10 per droni da gara, di grandezza 2.10, cioè per eliche da 5 pollici. Questo è un frame in fibra di carbonio da 4 mm. Invece la parte superiore che copre la centralina powerboard, la vostra videocamera soprattutto, il trasmettitore, è una parte in alluminio da 5 mm, molto resistente e molto leggero. Appunto, e tutto il design è stato fatto per coprire al meglio tutte le componenti e soprattutto evitare di rompere la videocamera. Questa è la parte, diciamo, lo scheletro che solo per questi pochi modelli verrà fornito con dei soft mount per i motori, per, diciamo, per eliminare le vibrazioni, e dei para-ESC, molto importanti perché chi magari non mette la tower tutti insieme qui con l'ESC ovviamente le metteranno qui, quindi noi forniamo anche dei resistentissimi copri-ESC. Questo è il frame finito. Oltre questo accattivante design, stiamo pensando di fornirlo, no, con l'aggiunta diciamo, di questa cover che è stampata in TPU con la stampante 3D. Ovviamente un materiale molto morbido che potrebbe ancora attutire di più i colpi. Appunto, il frame è veramente leggerissimo, anche con la batteria. Qui abbiamo fatto una piccola uscita per l'antenna. Che dirvi? È veramente bellissimo. Abbiamo provato ed è resistentissimo, cemento, muro, qualsiasi cosa. Trovate anche il link della fresa CNC mentre lavorava. Io consiglio anche di prendere il paralipo, molto importante per attutire i colpi, anche per questa partenza sprint che è fatta apposta in modo che le eliche non tocchino e parta già inclinato, quindi non dovremmo fare in avanti, ma semplicemente accelerare. Spero vi sia piaciuto ancora, date un'occhiata alle descrizioni.